Ok ragazzi, sì, lo so, questa è una posizione diversa dal solito, con una diversa angolazione o angolatura. Quello di cui ti voglio parlare oggi è il tema dell'affiliate marketing e il network marketing. So che ci sono tante persone che lavorano online, ma molti ancora fanno confusione nel distinguere che cos'è l'affiliate marketing dal network marketing. Allora, la differenza è molto semplice in realtà. In pratica con l'affiliate marketing si tratta semplicemente di promuovere dei prodotti o servizi, quindi reali prodotti o servizi in cambio di una commissione. Ti faccio un esempio: tu sei il produttore di una nuova linea di scarpe, io sono un affiliato e decido di promuovere le tue scarpe. Deciderai ad esempio di dare una commissione del 20% essendo un prodotto fisico e quindi essendoci una commissione più bassa e quindi io per ogni paio di scarpe che vendo avrò una commissione. Metti caso che le tue scarpe costano 100 euro, io prenderò 20 dollari quindi perché il 20% su ogni paio che viene venduto grazie al mio link. Tutto viene tracciato perché solitamente online c'è un link di tracciamento e quindi tutti sono felici. Parliamo invece del network marketing che è leggermente diverso. In pratica il network marketing consiste nel reclutare altre persone per vendere un prodotto o servizio. Quando non esiste né prodotto né servizio, il nostro solo guadagno è reclutando altre persone che pagano, a quel punto siamo al limite dello scam, della scammata o della truffa, perché in questo caso ricadiamo all'interno del famoso schema piramidale che è assolutamente illegale, dove ovviamente non essendoci un prodotto reale, un servizio dietro, si tratta semplicemente di far pagare altre persone che a loro volta cercano di reclutare altre persone e così via. Ci siamo capiti. Il network marketing però è anche utilizzato da tantissime aziende molto conosciute, come ad esempio la famosissima Herbalife o altre aziende del nutrition, perché operano appunto con uno schema dove devi sì reclutare altre persone, ma per aiutarti a vendere un prodotto o servizio. Quindi in questo caso è diverso, perché c'è sì un reale prodotto alle spalle, però il metodo che viene utilizzato non è il semplice affiliate marketing dove c'è il guadagno diretto dalla vendita del prodotto, ma in questo caso arriva un guadagno diviso in base ai membri e alle persone che porti all'interno del tuo team, diciamo, per poi vendere il prodotto. Quindi è leggermente diverso. Quindi c'è una bella differenza. Molte volte oggi quando si parla di network marketing, soprattutto nei prodotti digitali nel mondo online, bisogna stare molto attenti, perché molte volte non c'è un prodotto reale dietro e quindi l'obiettivo è semplicemente quello di far pagare altre persone per avere una commissione e così via e poi reclutare, come dicevo prima, altre persone. Io ho testato diversi metodi, nel senso ho provato a vedere cosa c'è dietro molte società di affiliate marketing e network marketing e soprattutto alcune che si vendono come affiliate marketing, i programmi che offrono, ma poi sono dei network marketing, quindi ho studiato bene un po' come funziona questo mondo e questo mercato. E per quello volevo fare questo video per spiegare anche esattamente, magari a te in questo momento che hai le idee un po' confuse su quello di cui stiamo parlando. Visto che ci sono e visto che dietro di me, come puoi vedere, ho una whiteboard che uso per fare le presentazioni dei video, spesso all'interno dell'area del mastermind, trovi tutti i link qui sotto. Farò un breve video anche della schermata per spiegarti in 2 secondi che cos'è esattamente il network marketing rispetto all'affiliate marketing. Ok ragazzi, quindi ricapitoliamo velocemente l'affiliate marketing e la differenza con il network marketing. Quindi con l'affiliate marketing semplicemente riceviamo una commissione ogni qualvolta che generiamo una vendita tramite il nostro link affiliato su prodotti fisici o prodotti digitali. In questo caso ho fatto un pacchetto che quindi sono prodotti digitali, fisici. E quindi mettiamo caso che, come dicevo prima, vendi le scarpe a 100, hai 20 dollari ogni volta che effettui una vendita tramite il tuo link. Ovviamente ci sono diverse strategie per scalare, ovviamente, aumentare le vendite e puoi farlo con diverse sorgenti di traffico, ma non è il tema del video. Passiamo invece al network marketing, che come dicevo esiste sempre Pinco, che però ha come obiettivo principale quello di reclutare altre persone con l'obiettivo di aumentare, diciamo, anche la forza vendite per vendere dei prodotti, ripeto. Quando lo schema si ferma qui e quindi l'obiettivo è solo reclutare altre persone per fare soldi e dietro non c'è niente, è uno scam, è una truffa, perché è uno schema piramidale o uno schema Ponzi. Quindi, quando invece le persone si reclutano altre persone, però c'è un prodotto reale dietro, quindi ho fatto l'esempio di Herbalife, ma ce ne sono altri. Quindi a questo punto generano le vendite, ognuno si prende una percentuale sulle vendite generate da un prodotto, a quel punto è legale
ed è quello che succede con il network marketing, quindi reclutare altre persone per vendere dei prodotti, ok? Quindi in questo caso. Perfetto, questo era per raffigurarvi il tutto con uno schema, quindi con un'immagine di quello che ho detto prima. Se ci sono domande, fatemele sotto questo video, mettete un bel like se vi è servita qualcosa e ovviamente noi ci vediamo al prossimo video.